Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della 17ª settimana del tempo ordinario. Iniziamo oggi anche il mese di agosto, è il primo, e la Chiesa guarda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è vescovo e dottore della Chiesa. Bene, la liturgia della parola ci presenta la prima lettura tratta dal profeta Geremia. Qui, ecco, il Signore invita il profeta ad andare nella bottega del vasaio a vedere quello che sta combinando e si rende conto che il tizio che è lì al tornio comincia a lavorare l'argilla, ma la creta ovviamente si può anche sfaldare. Allora cosa fa? Cosa fa il buon artigiano? Si rimette all'opera. E allora dice Dio: non potrei agire così anche nei confronti del mio popolo? La premura, perché il vasaio quando si mette a fare una cosa la vuole fare bene, perché non è sta lì a fare le cose arraffate. Dio nei confronti del suo popolo, di ciascuno di noi, fa le cose bene, vuol fare le cose belle e buone con ciascuno di noi. Ovviamente è nella libertà, perché il Regno dei Cieli, lo dice anche la lettura nel Vangelo, il Regno dei Cieli è simile a questa rete gettata nel mare, quando è piena raccoglie pesci di ogni genere, quindi la varietà anche dell'uomo e della donna dei nostri tempi, però è vero che ci sono anche dei canestri dove vengono messi i pesci buoni e quelli invece cattivi vengono buttati. Nella bontà e nella cattiveria non dipende da Dio, ma dipende da noi, dalla scelta che noi compiamo. Ci sarà un giudizio, questo è vero, perché certe volte siamo pieni di giustizialismo e al posto di metterci là a fare che cosa? Aiutare gli altri a crescere, stiamo lì a giudicare. Ecco perché Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che nasce a Napoli nel 1696, fa il suo cammino anche di avvocatura, eccetera. A un certo punto della sua vita si converte, diventa sacerdote, poi vescovo, però si rende conto che lì a Napoli ci sono delle campagne dove ci sono appunto pastori, contadini che sono proprio ignoranti, quindi lui cerca non di stigmatizzarli, ma va lì in mezzo a loro per farli crescere, per aiutarli. E allora ecco che si mette a loro disposizione. È vero che questa situazione anche di decadimento spirituale e morale, da una parte, ecco che porterà Sant'Alfonso a fondare la Congregazione del Santissimo Redentore, i famosi redentoristi. Quindi cercherà anche di mitigare quelle che erano le asprezze e le rigidità morali anche di quel tempo. Sant'Alfonso viene, ecco, ricordato appunto per quanto riguarda, ecco, l'apporto che ha dato nella morale cristiana. Dopo un po' di malattia, ecco, muore a Napoli nel 1787. E allora la nostra vita è nelle mani di Dio. Spesse volte diciamo, chissà se lo crediamo realmente, di un Dio che si prende cura di noi, non un Dio che non si sostituisce a noi, ovviamente, che questo abbandonarci sempre di più in Lui trova consolazione e pace nel cuore di ciascuno di noi. Bene, un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento. Tanti auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Alfonso e ci vediamo appunto domani.